Il genio italiano, unico ed inimitabile, soprattutto quando si parla di super sportive. La prima bicilindrica al mondo da 195 cavalli. I pick to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. Eccoci qui allo stand Ducati, grande protagonista di questa rassegna milanese. Presenta qui la 1199 Panigale, un motore bicilindrico da 195 cavalli, assoluta regina di questa rassegna. Ingegner Sairo, nuova moto 2011 Panigale 1199, una svolta per Ducati, cosa ci può dire? Per noi rappresenta proprio un passo avanti grandissimo, perché abbiamo completamente rinnovato la gamma Superbike, quella che noi chiamiamo la famiglia Superbike, e per farlo siamo partiti, diciamo, da foglio bianco, rinnovando completamente sia il motore sia tutta la parte, diciamo, di veicolo, ciclistica, linee, design. Quindi un progetto totalmente nuovo. Quantitativamente possiamo dare dei numeri su ciò che si è risparmiato sul motore e ciò che si è risparmiato invece sulla ciclistica? In un progetto come questo è un po' difficile ripartire, diciamo, questo vantaggio di peso tra i due elementi. Perché? Perché l'integrazione tra quello che è la definizione del motore, la sua progettazione e la progettazione del veicolo è in qualche modo assoluta. Il motore rappresenta un elemento della struttura del veicolo, il telaio assolve a più funzioni ed è un telaio airbox direttamente ancorato al motore, il codino posteriore si ancora anche lui al motore. Quindi è una progettazione in assoluto integrata, per cui i vantaggi in un campo possono poi essere compensati da altre soluzioni in un altro, ed è il pacchetto finale che per noi rappresentava il target veramente da seguire come target di progetto. Quindi questi 10 kg complessivi di riduzione peso. Un'altra soluzione tecnica interessante è quella di aver messo sottovuoto bassa pressione il basamento. Questo quanto ha influito su quanti cavalli si riescono a ricavare da questo genere di soluzione, se è possibile saperlo? Allora, non sto nascondendo i numeri, nel senso che definire quanti cavalli si riescono, diciamo, ad ottenere dalla soluzione è complesso, perché il motore nasce già preconfigurato con questa soluzione. Di sicuro, e lo abbiamo in qualche modo ereditato dalla nostra esperienza a gare, quindi da Ducati Corse, dalle applicazioni MotoGP, dove questo sistema è nato fin dall'inizio sul Desmo 16, il sistema è in grado di offrire, con questa depressione nel vano imbiellaggio, chiamiamola un'atmosfera molto più rarefatta al pistone e all'albero motore che si muovono in questa atmosfera. Conseguentemente c'è una notevole riduzione degli attriti, di quelle che vengono chiamate friction in inglese, sia di tipo aerodinamico che di altro tipo. E questo è sicuramente un beneficio assoluto sulla prestazione. Andare a definire un numero è difficile, ma secondo me potrebbe essere qualcosa che sta tra i 5 e i 7 cavalli. Però è difficile, perché è una stima che andrebbe fatta riprogettando completamente il motore e concependolo senza questo sistema. Sono stati apportati comunque cambiamenti sostanziali anche a livello di progetto, ad esempio l'abbandono della trasmissione a cinghia per una trasmissione, diciamo, a catena. A cosa è dovuta questa scelta tecnica? La scelta tecnica è stata dettata
proprio a partire, diciamo, dal concetto iniziale. Il motore nasce attorno a un pistone di queste dimensioni, quindi 112 mm. Un pistone di queste dimensioni fluidodinamicamente richiede valvole di grande diametro, e quindi per movimentare tramite il desmo queste valvole c'è bisogno di un sistema che sia in grado di reggere i carichi che esse vanno a generare. La cinghia in questo senso non era più in grado quindi di offrire le prestazioni che noi richiedevamo al sistema e l'affidabilità richiesta da una moto stradale. Il passo successivo è stato quindi passare a questo sistema con distribuzione mista, catena, ingranaggio.